Di amore, passione e desiderio, che non è possesso, se ne parla e come nella Bibbia, nel Cantico dei Cantici, uno dei testi più affascinanti e dibattuti lungo i secoli e variamente interpretati da credenti e non. Un canto d'amore tra due amanti, ricco di particolari e travolgente passione, ma un amore che non vuole essere effimero, bensì forte come la morte. Di qui la scelta dell'Ufficio per la Catechesi di Vicenza di dedicare la 12ª settimana biblica diocesana a Villa San Carlo, a Costa Bissara, ma anche da remoto attraverso il canale YouTube della diocesi, proprio al Cantico dei Cantici nelle mattinate dal 6 all'8 luglio. Una settimana per approfondire in particolare oggi la fragile forza dell'amore, anche attraverso le straordinarie suggestive opere di Marc Chagall. Ad accompagnarci tre voci. All'interno della scrittura, quella di Alberto Vela, voce di un laico, e poi quella di Suor Pappola, religiosa, che ha dedicato gli ultimi anni all'approfondimento di questo testo. E poi un'ultima mattinata attraverso i colori, le forme, le visioni oniriche di Marc Chagall, con la voce competente di Francesca Rizzo. Ripartiamo dal Cantico dei Cantici, ma è come quest'anno abbiamo sentito il bisogno di ricomprendere il senso di sguardi, abbracci, carezze.